Oggi parliamo dei ravanelli, un ortaggio che troviamo abbastanza in quasi tutti i negozi di ortofrutta perché è un ortaggio di stagione. I ravanelli appartengono alla famiglia delle crucifere, delle brassicacee, come il sesamo per esempio, ed è soprattutto dal latino Daphanus. Daphanus significa rapida apparizione, cioè questo tipo di ortaggio cresce e anche con un tempo di coltivazione piuttosto ridotto, ecco perché il latino lo chiamavano Daphanus. Detto questo, è un ortaggio che già era conosciuto nell'antichità. Quindi diciamo che è un prodotto antico, come ne abbiamo parlato altre volte di anche altri prodotti che sono in questo territorio, ma che hanno una bella storia. Tra le curiosità dei ravanelli, sono un ortaggio che viene consumato soprattutto dai cinesi, dai giapponesi e dai tedeschi, delle tedesche orientali. Perché in Germania è molto conosciuto questo ortaggio? Perché tutti sanno che i tedeschi sono ottimi bevitori di birra e alcuni studi scientifici hanno messo in evidenza che mangiare ravanelli dopo una bella sbornia di birra, il fegato viene meno appesantito perché sono degli enzimi particolari che regolano il metabolismo epatico. Perché quali sono le caratteristiche nutrizionali principali dei ravanelli? I ravanelli hanno sei sostanze che proteggono la nostra salute. Le sostanze sono soprattutto vitamina C, intorno a 21 mg per 100 g di ravanelli, poi abbiamo un elevato contenuto di potassio, poi abbiamo i flavonoidi e poi abbiamo il gruppo delle vitamine B. Quindi questi 1, 2, 3 e 4 in qualche modo la ricerca scientifica e poi ci sono anche gli acidi fenolici e i glucosilonati. Quindi vedete, questa famiglia di queste molecole hanno una grande funzione nella protezione della salute umana e secondo le ultime ricerche ci dicono che 10 benefici sono legati al consumo di ravanelli. Ravanelli quanti? Un 100 grammi a settimana, quindi se possibilmente danno questa protezione. Potreste preparare anche un ottimo pesto con le foglie di questo, potreste preparare delle tisane. Che cosa ci dice la ricerca scientifica su queste foglie? Se noi consumiamo anche le foglie insieme ai ravanelli, supportano il sistema immunitario, riducono lo stress di lavoro durante la giornata, abbattono il peso, sono buone per il cuore, sono buone per la pelle, sono buone per la pressione, sono buone per gli occhi, supportano i processi del diabete, sono detossificanti e aiutano i processi digestivi. Quindi anche tutte queste funzioni le hanno le foglie, quindi non buttate le foglie perché le foglie hanno un contenuto nutrizionale, se non dico migliore dei ravanelli, ma siamo lì. Poi abbiamo l'olio estratto dai semi. Un bello shampoo con questo olio dà luminosità alla pelle, si fa una cosmetica interessante per rendere la pelle più liscia e più giovane, ringiovanisce la pelle. Quindi sono prodotti che sono ampiamente usati in Nord America, qui forse sono meno conosciuti, però vedete, la natura ci offre tutto: foglie, ravanelli, olio dai semi e semi stessi. Grazie.